Ciao a tutti ragazzi, siamo i My Personal Pizza e oggi siamo qua per mandarvi fuori di testa, perché vogliamo farvi vedere delle immagini che vi faranno pensare, tipo ma sono pazzo ma o sono semplicemente pazzo? Vivo nel Matrix? Perché questa cosa? Perché oggi parliamo di illusioni ottiche, oggi parliamo di quando il nostro cervello va è fuori un po' di testa, un po' stronzino, un pochino. Perché cosa succede? Allora, adesso sta andando di moda, non so, cioè tipo un trend. Questa immagine qui, no? Questa immagine adesso sta girando tantissimo, quindi ha creato tantissimi dibattiti. Perché? Perché io le avevo... Perché è una scarpa? Noi vediamo una scarpa. Le persone dovrebbero comprare due scarpe. Esatto. Allora questi qua si domandano, ma perché una scarpa? No, perché, per dire, io la vedo grigia e verde acqua. E invece la vedo rosa e bianca, cioè con i lacci bianchi e la scarpa rosa. Questa scarpa, nella realtà, è veramente rosa e bianca. Quindi immaginatevi la situazione in cui io dovessi andare a comprarmi un giorno un paio di scarpe. Le vedo grigie e verde acqua, fighissime. Bellissime, cazzo. In realtà dopo averle comprate sono rosa e bianche. Io vado da lui e gli dico: Simo, ma perché delle scarpe rosa? E lui: no, dai, sono blu e grigie, cioè. E no, quindi sì, secondo me, quindi se adesso non siete insieme ad una persona, chiamatele e chiedetegli di che colore vede quelle scarpe, perché c'è una buona probabilità che quella persona vede le scarpe di un colore diverso da quello di quello. Che casino sta frase. Che casino, perché l'avete capito? Lorenzino è già incasinato. Però diciamo che questa cosa non ci ha sconvolto così tanto, perché eravamo già abituati dal passato, dall'internet. Esatto. Quando 2 anni fa internet letteralmente esplose per la questione del vestito. Perché ricordiamo, internet non esplode mai per i motivi importanti. No, esatto. Internet esplode perché di che colore è quel vestito? Di che colore è quel vestito? Rivoluzioni, gente con i forconi. Quindi cosa è successo? Che un giorno questa signora ragazza è andata a fare shopping e ha postato questa immagine. E lì è veramente casino pazzesco. Io lo vedo blu e nero. Anch'io lo vedo blu e nero. Questo è l'unico caso in cui siamo d'accordo praticamente. E anche nella realtà è blu e nero. Sì, nella realtà okay. Questo vestito è blu e nero. Però ci potrebbe essere qualcuno di voi che questo vestito lo vede bianco e oro. Questa cosa ci ha fatto un po' dubitare di tutta la realtà, per dire, esatto. Lorenzo è veramente un ragazzo Cosa? Molto simile al vestito. Abbiamo trovato questa immagine di queste due simpaticissime ciabatte. Perché noi abbiamo fatto della ricerca, cioè noi abbiamo perso tantissimo. Una serata a cercare robe di colori ambigui su Google. Esatto. Abbiamo trovato queste ciabatte che anch'io, cioè continuo a vedere blu e nere. Blu e nere. Anch'io le vedo blu e nere, però anche queste ciabatte qualcuno le vede bianche e oro. Di solito, visto che sono simili al vestito, del colore di cui vedevate il vestito, vedete anche queste ciabatte. Anche se questo non è detto, infatti sarei molto curioso di sapere se c'è qualcuno di voi che vedeva il vestito blu e nero e le ciabatte bianco oro o viceversa. Scrivetelo qua sotto nei commenti, perché vuol dire che siete delle persone del cervello interessante. Verremo a rapirvi e a studiarvi tantissimo. Esatto. Abbiamo un bunker sotterraneo, faremo tantissima ricerca e vinceremo anche un premio Nobel. Sì, guarda, sì, che sì. Possiamo, grazie, vi ringraziamo in anticipo. Ma Simone, tu che studi medicina e sei una persona quindi studiata, spiegaci in pochissime parole, se no ti tiro una testata che il video diventa troppo lungo, il perché questa cosa funziona così. Bene ragazzi, dipende da come voi siete abituati a vivere la vostra vita. Nel senso, se voi siete abituati a vedere le cose con una luce artificiale, quindi vivete più la sera, poco la mattina, tipo noi due, anch'io, appunto, siete più abituati a vedere le cose sotto una luce artificiale, probabilmente vedrete il vestito blu e nero. Perché? Perché lo vedete, cioè vi immaginate che quel vestito sia illuminato con una luce artificiale. In alternativa, se voi siete delle persone abituate a vedere la luce del sole, cosa che non è il mio caso e neanche il suo, quindi se siete delle persone che tendono a svegliarsi presto la mattina e andare a dormire presto, effettivamente è più probabile che quel vestito lo vediate bianco e oro. Questa cosa qua da cosa è dovuta? È dovuta il fatto che quando al tuo cervello mancano delle informazioni, ovvero quando vedete una foto che per il vostro cervello è ambigua, il cervello doveva dire: mi manca un pezzo di informazione, in base a quello che mi ricordo, in base all'esperienza che ho, indovino che là c'è una luce che fa venire fuori i colori in un certo modo, oppure quel vestito è in ombra e quindi interpreta i colori in un certo modo. Quindi è tutto quanto nel vostro cervello che decide cosa inventarsi e cosa interpretare, se in un modo o nell'altro. Esatto. Fine dello spiegone. Basta. Tornando a fare le cose serie, vi mostriamo invece una roba che non parla più di colori, ma è comunque molto molto interessante. Tra l'altro interessante perché adesso questo video diventerà interattivo e vi mostreremo come potrete convincere il vostro cervello. Esatto. Allora, c'è questa ballerina che è abbastanza famosa sul web, ma qualcuno di voi potrebbe non conoscere, che
la potete vedere girare in un senso o nell'altro. Ovvero, potete vederla che gira per così, o potete vederla che gira per così. O per rendervela ancora più semplice, guardate su che gamba appoggia. Esatto. O appoggia sulla destra o sulla sinistra. Per dire, io la vedo appoggiare sulla gamba sinistra. Io invece la vedo che si appoggia sulla gamba destra. Quindi questa cosa è sempre dovuta al fatto che mancano informazioni. Questo è una macchia nera in due dimensioni che il vostro cervello sta interpretando come una ballerina, a cui il vostro cervello sta dando un senso. Il vostro cervello decide in che modo farla girare. Adesso vi spieghiamo un modo facile, relativamente facile, per costringere il vostro cervello a farle cambiare direzione. Allora, cosa dovete fare? Dovete coprire, ed ecco che diventa interattivo questo video, dovete coprire tutta la ballerina, lasciare visibile soltanto il piede che appoggia. Il piede più in basso. Bene, adesso lo vedrete girare nel stesso verso in cui siete abituati a vedere girare la ballerina. Voi continuate a guardarlo. Fissatelo. Così, con la mente vuota. Esatto, fissatelo. Finché non perde di senso, finché non perde di senso, a un certo punto perderà il senso. Sì. E lì dovete andare a colpire il vostro cervello che si è indebolito. Perché lì dovrete sforzarvi a vedere girare quel piede nel senso opposto rispetto a quello. Ce l'ho fatta. Sì. Quindi dovete sforzarvi a vedere girare il piede in senso al contrario rispetto a prima. Ora, adesso pian piano salite con la mano finché non compare anche il piede della gamba tesa. Sì, un po' un pezzo di gamba. La gamba dovete sforzarvi a vederla girare nello stesso verso del piede. Se siete riusciti ad arrivare fino a questo punto, che siete riusciti ad invertire il piedino sotto e la gamba tesa, potete levare la mano e quasi sicuramente vedrete che tutta la ballerina ha invertito il senso di rotazione. Esatto. Se ci siete riusciti, effettivamente scriveteci un commento qua sotto, perché siamo curiosi di sapere quanti di voi sono riusciti con la nostra spiegazione a farcela. Abbiamo fatto ricerche, ragazzi, abbiamo passato una serata a guardare la ballerina per trovare il modo più facile per spiegarvi questa roba, quindi apprezzatelo. Se volete ancora provarci, tornate un attimo indietro e riguardatevi la ballerina per un po'. Se no, aspettate 3 secondi perché vi mostreremo la soluzione semplice per tutti. 3, 2, 1. Cosa state guardando in questo momento? State guardando la ballerina colorata e accanto la ballerina stessa che vedevate prima. La ballerina colorata ha delle linee che dà quelle informazioni in più che il cervello manca. Esatto. Quindi quella ballerina effettivamente ha... Non è più ambigua, cioè quella ballerina sta girando così, punto. Punto. Vedrete che la ballerina, quella non colorata che vedevate prima, gira sicuramente nello stesso verso della ballerina colorata. Le due. Adesso con un magico schiocco di dita vi faremo girare il verso della ballerina non colorata. Quello che state vedendo adesso invece è la ballerina colorata nell'altro tipo di interpretazione possibile. E la ballerina non colorata adesso la vedrete che gira nell'altro verso rispetto a prima. Ora voi potrete dire, sì, mi avete fregato, avete messo due ballerine diverse, no, quelle non colorate. Invece no, perché adesso altro magico schiocco di dita. Adesso effettivamente state vedendo la ballerina centrale, che è sempre la stessa, e le due colorazioni possibili a fianco. Vedete che magicamente, se coprite una delle due colorazioni, vedete la ballerina centrale che si muove in un verso, se coprite l'altra la vedete che si muove nell'altro. Magia, siamo dei prestigiatori, sì è vero, eravamo tutti ad Hogwarts. Video interattivo fatto. Video interattivo speciale illusioni ottiche. Bene, questo era tutto per le illusioni ottiche, in realtà ce ne siamo dimenticata una. Sempre tornando ai colori, cioè ci chiedono se questa scarpa assomiglia, cioè ha lo stesso colore dello smalto, quello a destra dell'immagine, che quindi è più un giallino, oppure dello smalto a sinistra, che è un arancione un po' più scuro. Secondo me quello a destra, quindi quello più giallino. Non capiamo in realtà dove ci sia cioè tutti quelli a cui l'abbiamo mostrato dicevano che era il giallino a destra, quindi anche voi, se lo vedete più arancione, se vedete questa scarpa più arancione, scrivetecelo qua sotto in un commento, perché effettivamente siamo curiosi di sapere se... Sì, è più per curiosità. Bene, questo video è finito, tranquilli che i vostri occhi funzionano perfettamente, semplicemente siamo i nostri cervelli che funzionano male, cioè, vogliamo insultarli, ma family friendly, dobbiamo essere carini. I nostri cervelli non sono dei grandissimi figli di... Commentate qui sotto scrivendoci qual è la lista delle cose che vedevate, cioè il vestito lo vedevate blu e nero, le ciabatte le vedevate in un certo modo. Sì, siamo curiosi di vedere, insomma, quanto siete pazzi in un verso o quanto siete pazzi nell'altro. Animali notturni o persone strane che si svegliano presto la mattina. Ciao a tutti e buona pizza! Comunque la scarpa col tacco era palesemente rosa o viola, nel senso... Non era neanche un po' giallo e arancione. No, ce la siamo inventati noi perché siamo degli stronzi.